Ben ritrovati tutti quanti a una nuova puntata del Puzzio del Sud. Oggi, per la rubrica Il gioco che ho riscoperto, parliamo di Dust. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno e non dimenticate di attivare la campanella. Inoltre, se siete interessati all'acquisto di giochi da tavolo, vi consiglio lo store Get Your Fun dove troverete tante offerte e promozioni. Comunque, per approfondire, vi lascio il link in descrizione e nei commenti. Prima di iniziare, un'unica premessa. Allora, questo è il secondo video che faccio durante la settimana della rubrica Il gioco che ho riscoperto. Prima ho fatto Glenmore, qui trovate comunque il link se volete approfondire, e lì già avevo anticipato il prossimo video che è appunto Dust. Volevo recuperare qualcosa di un po' più vecchiotto e sconosciuto, e infatti ho deciso di puntare proprio a questo titolo, visto che di recente ci ho fatto un bel po' di partite. Altra nota, tranquilli che non ho smesso con i tutorial, non diventano di quei canali che si parla solo di classifiche, varietà, approfondimenti. Lo faccio, nel senso che comunque continuano le classifiche versus, però vorrei recuperare un attimino anche sul lato tutorial, ma prima devo essere certo di portare una buona qualità per quello che farò in futuro. Infatti sto sperimentando ancora con la macchina fotografica e questo che vedete nel video è l'ultimo esperimento, sia lato audio che video. Ovviamente fatemi sapere, datemi dei feedback, ma adesso non dovrebbero esserci più problemi. Tra l'altro, da settimana prossima si ricomincia proprio con i tutorial e vi do una piccola anticipazione, vediamo chi azzecca il gioco. Tratterò di un gioco estremamente competitivo e cattivo e il tema è la fuga e la sopravvivenza. Vediamo chi lo indovina, fatemi sapere. Però, detto questo, possiamo iniziare immediatamente. Vai con la sigla! Dunque iniziamo con la rubrica e diciamo subito che Dust è un gioco da tavolo competitivo da 2 a 6 giocatori dalla durata indicativa di 60-180 minuti a partita, edito dalla Dust Games in Italia grazie ad Editrice Giochi e gli autori sono Spartaco Albertarelli e Angelo Zucca. Per quanto riguarda l'ambientazione ci troviamo su una linea temporale alternativa dove l'umanità in Antartide ha trovato dei reperti tecnologici alieni, li ha recuperati e da questi ha iniziato a sviluppare dei nuovi armamenti. Oltre ciò è stata scoperta una fonte energetica potentissima, il VK, e infatti la storia del gioco si basa proprio su questo periodo in cui le fazioni più potenti della razza umana si danno battaglia per il controllo di questi nodi e quindi poi il monopolio e il dominio del mondo. Invece, per quanto riguarda le meccaniche, stiamo parlando di un gioco di combattimenti su mappa piuttosto leggero che è strutturato in turni. Durante ogni turno i giocatori giocano una carta, la rivelano simultaneamente e questo indica un potere speciale e l'iniziativa. Poi viene una fase di produzione, in cui i giocatori calcolano i loro punti economia, produzione, chiamiamoli così, per ottenere nuove unità oppure carte o altre fabbriche. Fatto ciò, poi si passa al movimento dove c'è l'estensione e infine i combattimenti con la conquista. Il tutto per arrivare a 40 punti vittoria dove poi si concluderà la partita. Parlando della componentistica, purtroppo Dust non ci ha mai puntato. La scatola è gigantesca e veramente ingombrante, l'inserto inutile, la mappa che si forma stile puzzle si potrebbe rovinare o rigonfiare, a me è successo che alcuni punti erano rialzati. Poi le carte sono di qualità ok, ma io le ho imbustate per sicurezza, la qualità delle miniature è quella di Risico, quindi piuttosto bassa, ma comunque ce ne sono davvero tantissime, tra mech, sottomarini, bombardieri, eccetera, eccetera. Nota veramente dolente è l'aiuto giocatore che non aiuta quasi per nulla. Infatti vi consiglio l'aiuto giocatore che si trova su BGG o la Tana. Se ritrovo il link ve lo lascio comunque nei commenti o in descrizione perché quello con la scatola base è davvero inutile. Invece per quanto riguarda l'ambientazione il gioco è promosso, ci sentiremo a capo di una fazione umana che utilizzerà tutti i mezzi a sua disposizione per arrivare alla vittoria, sfruttando i nodi VK per aumentare la produzione, costruire più fabbriche, più unità, distruggere le capitali degli avversari oppure gli eserciti. Il tocco di classe lo danno le carte con i poteri speciali e ce ne sono alcune davvero molto tematiche, come ad esempio la diplomazia oppure lanciare i mech direttamente su un qualsiasi luogo della mappa. Anche a livello di meccaniche il gioco è parecchio tematizzato e infatti da questo punto di vista è strapromosso. Parlando di meccaniche, a me sono piaciute molto, è un'evoluzione di Risico ben più ragionata e pensata e lo vediamo fin dalla preparazione, dove ogni elemento viene posizionato seguendo un ordine specifico, in modo da equilibrare il tabellone e poi anche la struttura dei turni. Tutti i giocatori in simultanea giocano una carta, la rivelano,
E da lì vi è un potere che aiuta tantissimo, ma poi anche la carta ci dà un sacco di informazioni sul nostro turno, l'iniziativa, il numero di combattimenti e movimenti che potremo fare e un surplus di produzione. La produzione è molto carina perché l'eccesso di fabbriche non ci dà nulla, visto che ogni fabbrica deve essere associata a un nodo VK, e la produzione dà molta scelta al giocatore perché potremo prendere altre fabbriche, potremo prendere carte oppure unità di vario genere. Ci sono vari movimenti, tra cui quello navale, quello anfibio, terrestre aereo e infine quello strategico. Il combattimento forse è la parte più semplice, poiché le unità nella battaglia danno un valore di iniziativa, può essere 0, 1, 2, dipende, si tirano i dadi in base all'ordine di iniziativa e ogni colpito, ogni bersaglio uccide un'unità al nemico. Si va avanti così o per ritirata oppure per annientamento. Il tutto va avanti fino a quando un giocatore non raggiunge i 40 punti vittoria, quindi è anche strutturato a livello di tempo e infatti io per questo l'ho apprezzato tantissimo. Spostandoci all'interazione vi devo dire che questa è a livelli mostruosi. A differenza di Risico, della nostra versione di Risk, questo punta completamente e totalmente all'offensiva. Continui cambi di fronte, invasioni, rush e chi più ne ha più ne metta. Il combattimento e l'attacco è davvero la base del gioco. Si attacca e si combatte dall'inizio alla fine. Preparatevi, e infatti io lo sconsiglio solo a chi cerca un gioco meno incentrato ai combattimenti o un po' più ragionato. Qui è violenza pura. Per quello che riguarda la longevità, bisogna fare un discorso un po' particolare. Il titolo non aggiunge nulla tra una partita e l'altra, non ci sono espansioni, varianti, aggiunte, a livello meccanico rimane sempre quello, mentre secondo me la differenza la fanno i giocatori, sia durante la preparazione che poi durante i turni del gioco. Infatti è uno di quei titoli che lo si gioca più per vedere gli scenari possibili in merito alle scelte fatte dai giocatori che non per una diversità di scenario che viene proposta dal titolo stesso. Complessità, vi dirò, non è un gioco così difficile, ma dovete riuscire a passare lo scoglio della prima partita e del regolamento che è pieno di regolette ed eccezioni. È più facile di quello che sembra dalla lettura, e infatti se ci riuscite vi ritroverete un gioco che di per sé non è nulla di eclatante a livello di difficoltà di comprensione. Lo consiglio a qualunque tipologia di giocatori, in particolare a chi cerca un'alternativa al Risico. Spostandoci alla fortuna, sappiate che qua ce n'è parecchia. Innanzitutto la pesca delle carte, perché queste ci dicono un sacco di informazioni, come ad esempio l'iniziativa, quanti combattimenti potremo fare, movimenti, surplus di produzione, ma tranquilli che avremo comunque fino a massimo i 5 carte in mano, quindi un po' di scelta la possiamo avere. E poi ci sono i combattimenti, lì si può mitigare ben poco, perché ok, c'è l'iniziativa, c'è qualche potere delle carte, ma comunque i colpiti sono su due facce su un D6. Quindi se ci va male, ci va male, non si può mitigare granché. Quindi tenete ben presente che c'è questo elemento, per me ben inserito all'interno di questa tipologia di giochi, ma chi cerca qualcosa un po' più deterministico controllabile potrebbe rimanere deluso. In merito all'esperienza vi posso dire che questa non crea un divario enorme tra chi ha fatto una marea di partite e chi ne ha fatte poche, perché ok, quello conosce le carte, le regole di gioco, ma nel giro di una partita si recupera tutto, quindi andate tranquilli. Scalabilità, qui purtroppo abbiamo il tallone da killer. Per me il gioco è solo da 6, è accettabile in 4, mentre in tutte le altre configurazioni, quindi 2, 3, 5 giocatori, ve lo sconsiglio, poiché c'è il bot e in numero dispari un giocatore potrebbe prendere troppo piede, visto che è da solo comunque in un continente, e potrebbe iniziare a fare più punti rispetto agli altri. Ok, gli altri lo possono fermare molto facilmente perché il gioco è pieno zeppo di sistemi per arrivare in punti impossibili in poco tempo. Però vi ripeto, se riuscite a giocare in 4 o in 6 giocatori è meglio, in tutte le altre configurazioni io ve lo sconsiglio. Durata, questa dipende sia dal numero dei giocatori che dalle scelte che faranno gli stessi durante la partita. Allora, se siete velocissimi dei lampi e giocate in poco, anche in 60 minuti, quindi un'ora, un'ora e un quarto si può concludere, se no mettete in conto 2 ore e mezza, 3 ore, ma quando siete in tanti e conoscete le regole, se no potrebbe durare di più. Comunque non ritroverete il déjà vu Risico, che la partita va avanti per 4, 6, 8 ore, perché comunque il primo che arriva a 40 punti vittoria chiude la partita. Quindi io direi che in media le partite durano 2 ore e mezza, massimo 3 ore. Dipendenza della lingua, tranquilli che il gioco è indipendente, alla fine ci sono solo simboli, numeri, immagini, ma l'ha portata in Italia Editrice Giochi. Purtroppo non vi so dire se è ancora in commercio, ma fino a qualche mese fa ho visto che nei mercatini su eBay ve lo buttavano praticamente in faccia, quindi si dovrebbe reperire senza troppi problemi. Arriviamo infine alle mie impressioni su Dust e devo fare una piccola premessa. Io questo gioco lo amo, mi ha fatto passare un Ferragosto bellissimo a Catania,
con tanti amici che non vedo da parecchio tempo. Infatti state seguendo il mio canale, ciao Alessia, Melo e Luca. Facevamo le notti a questo gioco, infatti ho scoperto questa tipologia di titoli e da lì mi sono proprio innamorato. Però bisogna comunque essere obiettivi. Partiamo come al solito dalle cose che non mi sono piaciute granché. Allora, innanzitutto io ci vedrei benissimo una riedizione, perché a livello di componentistica è scandaloso. Le miniature, la plancia, gli aiuti giocatori che non servono quasi a nulla, lo dovrebbero un attimino risistemare, rifare con una componentistica moderna. E poi c'è anche il problema della scalabilità. È un gioco che io consiglio solo in 4-6 giocatori, il bot purtroppo non funziona granché bene perché serve solo per tappare i buchi e ci potrebbero essere anche degli squilibri. La durata è anche piuttosto importante, ma non eccessiva, perché quando siete in tanti giocatori ma conoscete le regole, 2 ore e mezza, 3 ore è finita, perché comunque si conclude a 40 punti vittoria, quindi tranquilli che non c'è il problema di risico che va avanti per 6-8 ore. Invece, parliamo di tutto quello che mi è piaciuto. Allora, secondo me i classici vanno sempre rispettati, infatti Risico, ma in più particolare Risk, è un gioco che ha dato tanto. Però a un certo punto vecchi titoli come appunto Risk, HeroQuest, Brivido, chi più ne ha più ne metta, diventano superati a livello di meccaniche. E Dust lo dimostra, perché se voi venite da quella scuola e cercate qualcosina che sia un po' più ragionato, pensato, fatto bene, lui è veramente il must buy, cioè quello che dovreste comprare in assoluto e tenere alla vostra collezione. È un gioco che è un continuo capovolgimento di fronte, violentissimo, vi giuro, è qualcosa di allucinante, perché le carte vi permettono di fare tutto quello che non potete fare con le truppe. Ad esempio potreste lanciare i vostri mech direttamente sulle città avversarie, sui luoghi che lui controlla, potreste fare incursioni con i bombardieri, gli attacchi con i sommergibili e tappare i ponti, cioè bloccarli. È un gioco davvero cattivo e tutto si punta all'offensiva. Infatti per chi è abituato a giocare sulla difensiva, preparatevi che qui vi vedrete tutta la partita stravolta, perché ci saranno continui attacchi su tutti i fronti. L'obiettivo è quello di cercare di prendere il più possibile con quello che si ha. Infatti, comunque, la fortuna gioca un ruolo non da poco, cioè comunque è abbastanza presente, e bisogna adattarsi non solo alla pesca delle carte e tiri di dado, ma anche alle scelte degli altri giocatori. Ce la si può fare, perché ci sono alcuni sistemi per mitigare, come ad esempio i poteri, oppure iniziativa durante le battaglie, però comunque va detto che la fortuna incide. Non che mi dispiace, non ve ne sto parlando come un contro, ma anzi per me è una cosa positiva, perché non è un gioco deterministico, infatti per chi cerca quella tipologia di giochi di scontri, di battaglie, ve lo sconsiglio. Ben ambientato, ci si fanno una marea di risate, specialmente volano sedie, tavoli, stanze, chi più ne ha più ne metta, e io ve lo consiglio se vi volete passare una serata tra guerra fondai con i vostri amici. Fatemi sapere la vostra, cosa ne pensate del titolo, anche voi la vedete come me? Effettivamente è un'evoluzione, è il successore di Risico? Fatemi sapere, commentate qua sotto. Vi ricordo inoltre iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno e non dimenticate di attivare la campanella. Ci vediamo alla prossima e ciao a tutti!